Ciao a tutti ragazzi, gli occhiali! Zozzo, che susti, cosa fai state? 3, 2, 1... Ciao a tutti ragazzi! Benvenuti e bentornati nel canale! Io sono Mark! Io sono Russell! Non so perché mi dici sempre Russell! Russell! Di cosa parleremo nel video di oggi? Una cosa che lui non sa manco che significa! Non so manco che cos'è. Oggi parliamo della festa dei morti. Nella festa e non di Halloween, perché sono due cose diverse, esatto. Giusto, signor dottore qua. Esatto, la festa dei morti. Professore. Che si festeggia principalmente in Sicilia, o meglio, si festeggia in diverse regioni d'Italia, però noi raccontiamo come, almeno io racconterò perché lui ascolto io non l'ha mai vissuta. Dicevo, come si festeggiava, cioè come si festeggia in teoria questa festa a Palermo. Prima di tutto vi ricordiamo di iscrivervi al canale, di mettere like, condividere, mettere, insomma, commentare, fate tutto quello che dovete fare. E seguirci su Facebook e Instagram. Principalmente Instagram. Instagram. La festa dei morti si festeggia a Palermo il 2 novembre. Nasce come festa pagana insieme ad Halloween. Però sono due cose totalmente diverse, due cose di due periodi totalmente diversi. Halloween nasce per il fatto che si dice che i morti o comunque le anime cattive tornano nella notte del 31 ottobre. Quella gente si mimetizza con i morti travestendosi appunto in modo così macabro. La festa invece del 2 novembre, quella di Palermo, ai tempi che furono, si diceva che i morti, defunti della famiglia, i cari appunto, nella notte fra l'1 e il 2 tornavano a fare visita ai familiari portando dei doni. In molte famiglie i bambini più che altro toglievano pure la grattugia, tipo quella del formaggio, del pane, perché si diceva che se tu eri cattivo ti grattugiavano i piedi. Lui anche la sapeva. Cioè dei piedi, questa cosa me la ricordavo, ma non sapevo di che cos'era. La commemorazione dei defunti in Italia appunto l'1 novembre. Però noi effettivamente a Palermo la festeggiamo, comunque la sentiamo maggiormente il 2 novembre, perché risale alla festa dell'1 novembre, cioè Tutti Santi è festa nazionale. Prima si festeggiava il 31 maggio o il 13 maggio, non ricordo. Solo che poi il Papa, per cercare di andare contro Halloween, ha deciso di spostarla e farla festeggiare l'1 novembre. Prima di cominciare col mio racconto, io volevo capire lui che cosa sa della festa dei morti. So solo che si mangia il coso di zucchero. Sì, ma dico, il 2 novembre non ti hanno mai fatto regali, non ti hanno mai detto si festeggiano i morti. No, io a casa mia sempre Halloween, cioè abbiamo avuto. Halloween comunque più che altro spopolò. Halloween più che altro con gli amici, diciamo, ma con la famiglia no. Ma se proprio parlavamo tipo mini zucchero, io mai a casa mia. Che direzione. Poi mi stupisce perché i tuoi alla fine sono tutti così tradizionalisti, i tuoi nonni, però poi alla fine sta cosa non ve l'hanno trasmessa. No. Comunque, cos'è la festa dei morti per noi siciliani o comunque palermitani, per noi ragazzini che ormai siamo grandetti? Oh, cioè, c'è da premettere che ogni festa siciliana si mangia, secondo me, è basata sul mangiare. Allora, questa qui in realtà è una festa che dovrebbe essere triste, però noi... Però ci portano il cibo per mangiare. No, noi l'abbiamo trasformata in qualcosa di più allegro per cercare di trasmettere ai bambini a non avere paura della morte o comunque dei morti. Allora, praticamente l'1 novembre i miei genitori si recavano appunto al cimitero per commemorare, diciamo, i defunti. Io non sono andato al cimitero prima dei 10 anni perché avevo paura. Erano tutti bisnonni che io avevo morti, perciò non li ho mai conosciuti. Perciò l'1 novembre mia madre mi diceva: quindi cosa vuoi che io gli dico che ti portino i parenti morti? Lì gli facevo tutta la lista di cose che volevo, portato alla fine non avevo mai un cacchio di quello che è. Decidevano loro. Decidevano i morti. Decidevano morti. Appunto i morti vivi. Ma al cimitero ci andavano vero, no? Al cimitero ci andavano vero, però, sì. Io rimanevo a casa con le mie sorelle, ovviamente, e poi si ritiravano tipo a pranzo e uscivano di nuovo il pomeriggio perché andavano sempre in giro. Io non capivo perché andavano sempre in giro. Poi ritornavano
Poi dicevo, mamma, ma tu gliel'hai detto alla nonna Rosa che io sono stato bravo perché io mi spaventavo. Tu non ti preoccupare, io ho detto che sei stato bravo anche se mi hai fatta fare a Billy. Insomma, mi diceva tutte queste cose qua. Io mi cagavo sotto perché dicevo, se questa viene e mi gratta i piedi. Io però non la nascondevo la grattugia. A parte che mi cagavo sotto perché sta cosa che i morti venivano mentre io dormivo, mi metteva un'ansia, dice mamma non te ne andare a dormire qui nel letto con me quando ero piccolo. Mi faceva troppa paura. Però mi diceva, tu non ti preoccupare, tanto non ti fanno niente, sono parenti. Andavamo a letto e io la notte fortunatamente allora non mi svegliavo. Però quando durante le mattinate io mi svegliavo, mi spaventavo perché dicevo, mi sono svegliato, ancora è buio, tutti dormono, ho paura. E non mi addormentavo più. Poi invece finiva che mi riaddormentavo. Poi insomma il giorno, cioè quando poi mi alzavo, o comunque io mi alzavo, o mia mamma mi chiamava e mi diceva, dai Gaetano, alzati, sono venuti i morti. Perché la cosa bella di questa festa che noi abbiamo a Palermo è che tuttora secondo me si dovrebbe festeggiare, perché è pure meglio di Natale secondo me. Andavamo alla ricerca delle cose che avevamo richiesto in giro per casa e cercavamo tutta la casa per trovare i giocattoli che avevamo richiesto. Ah, quindi giocattoli, non cibo. No, i giocattoli noi chiedevamo. Ma vabbè, c'era una volta che vestiti e un giocattolo. Vabbè, vestiti è quando sei più grande. No, a volte direttamente vestiti. No, i morti hanno visto che hai bisogno della tuta e ti hanno portato la tuta. E va bene. Oppure dicevano, si sono confusi con qualche altro bambino, con qualche, tipo con i miei cugini magari, capito? Mi sparavano queste cose. E io comunque, ma io non li volevo, io volevo quel giocattolo. La cosa bella è che al risveglio c'era casa che faceva super mega odore di martorana. Perché la mattina da me i giocattoli erano sparsi per tutta la casa e li dovevo cercare. Invece c'erano famiglie che li mettevano sul tavolo. E sul tavolo c'è il... Cioè buttavano a nasconderli. Ogni famiglia diciamo che ha la sua. Però in realtà la vera è che tu vai in giro per casa a cercarli. Insieme al tavolo bandito di tutti questi regali trovavano anche ucannissu. Ucannissu è un cesto con tutte frutta secca, cose tipiche di quel periodo, che tuttora comunque è rimasta forte questa tradizione culinaria. E quindi c'era tutto questo odore in giro per casa, buonissimo. Di cose da mangiare. Sì. E si faceva, prima si andava alla ricerca di tutte queste cose e poi si mangiavano queste cose che si trova, questo cannisce. Addirittura c'erano bambini che tipo gli portavano le scarpe nuove, perché magari i morti vedevano che aveva bisogno delle scarpe o avevano sbagliato, e gli mettevano dentro cose del cannisciu. Allora, per farvi capire cos'è un cannisciu, vi facciamo vedere come si fa un cannisciu. Prima di tutto ci vuole un cesto. Cesto rigorosamente in vimini. E poi ci vuole frutta secca. Frutta secca di stagione, che sarebbero tipo arachidi. Arachidi. Mandorle. Noci. E insieme alla frutta fresca, insieme alla frutta secca c'erano anche cioccolatini. Noi abbiamo preso in questo caso gianduiotti, caramelle alla menta. Abbiamo preso queste. Però c'erano caramelle alla frutta, caramelle queste gelatinose, almeno quelle che ci trovavo io. Poi magari altre persone trovavano altri tipi di caramelle. Questi che non ho mai visto in tutta la mia vita. Ah, è così che invece ho visto in tutta la mia vita. Con lei. Insieme a tutti questi cioccolatti, caramelle, dolci, c'erano anche biscotti tipici dei morti. Che tipo sono questo. Taralli. Non sono taralli. Sono taralli nel senso che l'impasto è quello dei taralli. Però anziché essere rotondi li abbiamo trovati. Ah, i taralli li conosco. Io qualunque idea io mangio. Crozze di morto. Crozze di morto, perché hanno questa forma un po' così strana. C'è questa cosa che sarebbe tipo l'osso di morto, no? Sono durissimi, non è marshmallow. I tetù che sono buonissimi, raga, non si può spiegare. Yes. I tetù, si chiamano tetù? Tetù. Sono biscotti, praticamente questi biscotti sono fatti con una sorta di farina creata da resti di altri biscotti, perché allora comunque si riciclavano le cose. Ma se lo assaggio, perché poi al centro non ti piace fare? Perché al centro c'era la cosa blu. Ah, quella buona! Pupa a cena!
Si chiama pupa cena perché si dice che ai tempi, non mi ricordo che tempi, c'era un nobile arabo che era lì a cena da non mi ricordo chi, qui a Palermo, da un nobile, e il cuoco, non avendo dolce, di dolce, immagino, esatto, aveva solo zucchero come ingrediente e ha fatto praticamente un pupo di zucchero. Ai tempi antichi, quando poi c'è stata questa cosa dei morti, per i bambini si usava tipo il cavaliere, il principe o il pupo proprio siciliano, diciamo. Ah. Per le femmine, la contadinella, la ballerina. Invece oggi tipo si trovano tutti i personaggi dei cartoni animati. E questa cosa qua stava sempre in centro. Io non l'ho mai mangiata. Mia madre o i morti la riciclavano ogni anno. Ed è ancora intera, forse. No, l'ho buttata perché era tutta mangiata dai vermi. Non l'hai mai mangiata una volta nella tua vita, mai? No, mai. Non si mangia, non la puoi mangiare. Perché no? È tutto zucchero, muori, ci rimani. Ma nemmeno un morso. Ma un morso glielo dai. Cioè, te ne privi? Sì, te ne privi. Io no. Allora assaggio questo. È durissimo, ti fai male. Ma dentro è pure vuoto. E si chiama crozza di morto pure per la consistenza, perché comunque è durissimo. Sembra che ti sirvi, si rompono i denti, la mascella. A me mi vibra la testa quando mastico. Dulcis in fundo. Nel canirsu non poteva mancare i frutti di martorana. Allora, la martorana ovviamente l'ho messa qui sparsa. Però essendo, cioè, noi lo stiamo preparando così come dimostrazione di quello che facciamo noi a Palermo. Facevamo, perché non si è capito se comunque ancora sta cosa va avanti o non va avanti, perché ormai tutti i ragazzini tipo questo qua Halloween e non sa che significano tutte queste cose, non sa che significa andare per casa, svegliarti, dai, sono arrivati morti. Guardi sotto il tavolo e sotto la sedia trovi un giocattolo. Vai dietro la tenda e ti trovi un altro giocattolo. Vai, andavi in mezzo alla pianta e trovi un altro giocattolo. Ma tu aprivi lo stipone della cucina e ti trovi un altro giocattolo. Ma tu non ti caso che uno te lo, cioè, non lo trovavi e tua madre se lo scordava e rimaneva lì un gioco? No, non se lo scordava. Perché mi diceva: non c'è più niente. Vedi se c'è qualcosa, se trovi qualcos'altro. E facevano acqua, acqua, fuoco, 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 fuoco. Quando io poi vedevo che lei mi diceva cerca ancora, io continuavo a cercare. E poi il bello era che poi mi diceva: no, basta, non c'è più niente. Scusa, ma tu come fai a sapere che non c'è più niente? Che ne sai se hanno messo qualcosa messo da qualche altra parte? No, perché ho controllato prima io. Capito? E mi ricordo che il 2 mattina, che cosa ti hanno portato i morti con i miei amici dal balcone? I morti mi hanno portato tutta la lista di cose che avevano portato i morti. Poi ci fu tipo il periodo dei rollerblade. E mi ricordo che quell'annata mia madre mi diceva: non li vuoi i pattini? Io dicevo: no, non li voglio i pattini. Che cosa gli chiedi? La mattina del 2 novembre, che cosa ti hanno portato i morti? Tutti i miei amici che rollerblade. E io non ne avevo. Mia madre diceva: hai visto? Io te l'avevo detto. ovviamente noi la martorana non l'apriamo perché comunque dico di qua al 2 novembre, oggi è 26 ottobre, il 2 novembre è meglio tenerlo conservata. Questa qui è meglio che non l'apriamo, lui dice che la vuole mangiare ma io non gliela farei mangiare perché ti viene bruciore di pisello. E niente, questa è la festa dei morti che lui non conosceva. Spero che voi palermitani che ci state guardando e ci state ascoltando non fate perdere questa tradizione nostra, perché comunque è bella, cioè io me la ricordo, era bella. Rispetto ad Halloween, che comunque tutto rimane a cioccolattini, tarallucci e vino e buonanotte. È tutto da mangiare e finisce lì. Invece la festa dei morti comunque ha più un significato. Vedete poi che cosa tirate su? Nuove generazioni? Questo è quanto, io mi mangio un tattoo al cioccolato. Ogni video che facciamo mi dice che mangiamo. Mi mangio pure un tarallo. Buoni. Ma cosa sono? Vedete? Non è cicci pucci, la ciccian cianci. Questi sono i tattoo. Buono. Se questo vi è piaciuto, se questo video vi è piaciuto, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, di mettere like, commentare e condividere il video affinché tutti gli italiani possano conoscere quant'era bella e quanto è bella questa festa dei morti che noi festeggiamo qua a Palermo. Soprattutto voi palermitani, ripeto, mandate avanti questa tradizione molto bella. Seguiteci su Instagram e Facebook e chiudiamo con una filastrocca che si imparava a scuola a quei tempi. Ma in siciliano? In siciliano. Io poi traduco. Madre mia. Armi santi, anime sante, anime sante. No, la traduzione la faccio io, tu fai solo quella in... Ah, quella è la traduzione.
armi santi, io sogno uno vua trisiti tanti, mentre sogno intrastu minnu di guai, così di morti mi tinni minni, no aspetta, mitti minni, ho letto due volte, no, mitti minni, nene. Assai. Armi santi, io sogno uno e guardi siete tante. Mentre sogno un tasto munno di guai, così di morti mi timin assai. Che tradotto significa: Anime sante, io sono uno e voi siete tanti. Mentre sono in questo mondo di guai, regali dei morti mettetemene tanti. Detto ciò, ci vediamo al prossimo video. Ciao.